Ragazzuoli, oggi siamo qui con un video leggermente diverso dal solito, ma che volevo fare da parecchio tempo. Siamo qui, come avete detto dal titolo, con due ospiti molto speciali. Uno è il mio migliore amico, che inviterei subito direttamente, nonché mio cugino. Chi se non io? Tu sei un cugino, un amico, un fratello, una zia pelata, però no, poi... No, i capelli stanno ancora. Ancora del poco, sì. Arriviamo così al momento che tutti stavate aspettando. La ragazza. Prego, ragazza. Prego. Perché? Meno, anche meno, grazie. Io effettivamente il titolo ho scritto ragazza, non la mia ragazza. Lei è una ragazza, credo. E quindi possiamo iniziare. Anche i maschi hanno le tette. Beh, lui particolarmente. Bella ragazzi, e bentornati qui sul mio cacaralla giallo a forma di nido e di iglu. Gialla, perché no, anche al cobaleno. Oggi siamo qui appunto con questi due spasimanti, no? Sì, livelli. Ma io sono lo spasimante di chi? Di te stesso. Di me stesso. Autostima. In pratica andremo a testare, non a tastare, la loro preparazione sul sottoscritto. Non tastare, bro, ho detto testare, no, l'ho okay, precisato anche. E quindi che cosa succederà? Che io andrò a fare delle domande e loro... Cioè, vedremo chi sarà più preparato. Ah, tra l'altro abbiamo deciso una cosa molto importante. Chi perderà dovrà fare una penitenza, che poi potrebbe essere anche un premio, visto che siamo a luglio. Dovrà buttarsi in piscina vestito. Aspetta, però posso dirmi una cosa? Dilla. Possiamo inventarci tipo un suono per prenotare la risposta? Ah. Ecco il mio. Il mio sarà... Me! Ah. Vabbè. Vai. Dobbiamo partire con domande semplici, ovviamente. Vai. La prima domanda non potete sbagliarla, altrimenti è grave. Quando sono nato? Oh! 7 novembre 1990! No, no. Bene, bravo. Peccato che mi ha battuto sul tempo, se no la sapevo. La sapeva anche lei. La seconda, sappiamo che sono nato il 7 novembre. Adesso mi dovete dire di che giorno e a che ora. Cioè, quel 7 novembre, che giorno era e a che ora soprattutto? Mercoledì alle 3. No. E non ti sei prenotata soprattutto. Ah, quindi non vale. Oh, mi sono prenotato io. Ah, ok, vai. Io so soltanto l'orario. Le 20:45. Giusto. Ed era venerdì. No. Cazzo. Me? Sì. 20:45 di lunedì. No. Vai. Alle 20:45 di domenica. Sì. Chiaro! Sai che volevo dirlo domenica, però si dice che chi è nato domenica è nato pigro. Però tanto pigro non sei, però. No, io sono... Fatemi parlare a me. Aspetta. Siamo stati 2 ore con lui sdraiato sul letto per scrivere 20 domande, vi giuro, 2 ore. E non voleva farlo, sta sdraiato così in orizzontale. A un certo punto entro, lo vedo con la mano così distesa, tipo morto di overdose, col telefono in mano. No, ma non è pigro lui, no, assolutamente. Ci sono... Io sono bipolare in realtà, perché non sono... sogno di bipolare. Cronache di chi impazzisce dentro. Continuiamo, terza domanda. Vai. Adesso restiamo sul generico, cioè sul generale, no, sul generico. Quanti cani ho avuto? Vai. 3. Aspetta, dipende. Cosa dipende? No, aspetta, quanti cani ho avuto? In realtà potrebbe essere giusta. Effettivamente è una domanda un po' strana, perché io ho avuto 2 cani miei. Però infatti più c'è questo dopo. Ma infatti stavo pensando, soltanto di mio zio. E tu quanto avresti detto? 2. Dirlo dopo è facile. Però no, effettivamente no, è vero. Io in realtà, vabbè, l'abbiamo mia totta perché sto vincendo. Esatto, quindi verso l'Italia. Siamo alla terza domanda. Infatti siamo 2-1 per me, sì. A questo punto però, dato che fate i preparati, come si chiamava il mio primo cane? Beh... Come si chiamava, Totta? Dimmi. Attila. No. Ti posso dire che è il nome di un filosofo? Me! Lei. Kant. Beh, madonna. Che voglio un cane Kant! Adesso scusami. Vai. Socrate. Socrate. Aspetta. Non puoi chiamare un cane Kant. You can't? Ma, 3-1, so troppo forte. Cioè, cazzo la fa. La quinta domanda è... Quando, cioè a che età, ho iniziato a seguire il calcio? 9 anni. Sì. BOOM! Che bucio di culo! BOOM! Che bucio di culo! BOOM! È perché ho fatto 2 calcoli in mente, ho detto... Alle medie no, perché è troppo tardi, l'ho detto un po' prima, 9 anni. 9 anni, è vero. Però tu hai citato le medie. E io ti chiedo, cioè vi chiedo, qual è stata la mia prima cotta alle medie? Ok, vi siete prenotati e in realtà, aspetta, perché vi siete prenotati insieme, questo è un problema. Okay, facciamo... Partendo dal presupposto però che appunto lei non è della mia stessa età, ma è stata a scuola con me. Lui è mio cugino, quindi potrebbe saperlo, ma non è stato a scuola con me.
Pari o dispari, ma sei cazzo, cazzo. Pari. Dispari, botta secca. Mia. E allora, non vorrei dire una cappellata. Cioè, si è appena notato e non la sa. No, 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 non so se la so. Regina. No. No. Cazzo! Bianca. Sì, Bianca. Sì, cazzo siamo, sta Bianca. Era un'amica sua. Tra l'altro, sì. Passiamo oltre. Andiamo oltre. Di qualche mese barranno. Perché sapete che io faccio video su YouTube. Non so se lo sapevate voi. Forse no. No. Comunque, quale YouTuber mi ha spinto a iniziare questa carriera? Questa volta lui. Xander Gamer 90. Cazzo, pensavo non dicesse 90. Quindi Xander Gamer 90 è stato lo YouTuber, come sapete molto bene, che mi ha spinto a iniziare a fare video. Ma qual è il mio YouTuber preferito? Non mi prendere per il culo, Michael Righini. Esatto, esatto. Era Righini. Era Righini, era Righini, perché lei sapeva Dread Gabbo. Perché effettivamente sono YouTuber che io ho seguito molto, soprattutto tanti anni fa. Però YouTuber a 360 gradi, che proprio ammiro anche come persona, è Michael Righini. E soprattutto negli ultimi anni sto riscoprendo che mi piace oltre come YouTuber proprio come persona. Ma adesso, signori, vi chiedo qual è lo YouTuber con il quale ho stretto di più. Che conosci? Ecco, con il quale ho stretto di più. Che cazzo non è. Sì, Wolf. No, no. Ma sai quella conta? Lei conta, no. Allora. Cioè, conta, ma non è lei. Ah, grazie! Nel senso che ti conosce. No! Veramente! Conta, ma non è lei! Aspetta, no, aspetta, scusa un attimo. Perché la conoscevo da prima. Cioè, non l'ho inclusa, effettivamente, quindi non conta, perché l'ho data per scontato che non fosse lei. Sergio? No, ragazzi, perché? Posso fare una domanda? Posso fare una domanda? Ci parli ultimamente? Sì, a parlarci ci parlo. Non hai detto che faccia ancora video. Bro, tu lo sai, bro! Bro! Maschio, vero? Sì. Gaming? Sì. FIFA? Sì. Di Roma? Sì. Però troppi sì, cioè, cioè... È l'ultimo indizio questo, dai, forza. Bro! Ero di slasa! Infatti, io almeno l'ho rimosso dalla sera. Con chi ho fatto la mia prima collaborazione su YouTube. È comunque un essere molto particolare lui. Braccino corto. T-Rex 99. Sì, T-Rex 99, Danilo. Quando ho raggiunto i 50.000 iscritti? Aprile 2017. No. Era il periodo del Romix, sì, me lo ricordo troppo bene. No. C'è una... Allora, vi do un piccolo indizio entrambi. È stato un giorno molto particolare. Perché non ho festeggiato soltanto i 50.000 iscritti. 18. Sì. 4 anni su YouTube. Raga, ho tirato completamente a caso, ve lo giuro su Dio. Allora, questa è una domanda che potreste sapere o non sapere, dipende da quanto siete i miei fan. Come forse tutte le Totta altre. La sa. Qual è il video più visto del mio canale? Ma non il video più visto del mio canale in generale, l'episodio della carriera più visto. CR7 alla Roma. Carriera allenatore Roma. FIFA 16, sì. Sei pari. Questa domanda. Sei pari? Sì. Remontata, attenzione. Sei pari, signori, remontata. Adesso questa domanda secondo me non la sa nessuno. Vai. Qual è il video più visto del mio canale? No, scusami, ho sbagliato. Infatti, cioè, l'abbiamo non detto. Lo sa nessuno. L'abbiamo appena detto, bacio schiaffo. Come dire? Il video più lungo del mio canale. Qual è il video più lungo del mio canale? Cazzo! Vito. Vai. Carriera. No. Non è la carriera. È su FIFA, ma non è carriera. È uno speciale e non ero da solo. Quello con tuo zio. No. Lo speciale su Leicester. No, non ero da solo. E beh, c'è stava. Che c'è stava Vardy? Posso sapere quanto dura almeno? Più di un'ora. Primo anno di YouTube. Il tuo primo video. No. Una persona ospite. Claudio. No. Sì. 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 Ti devo dire proprio il titolo del video. Devi contestualizzarmi il tutto, perché abbiamo già detto che era FIFA, abbiamo detto che c'era un ospite. Hai preso l'ospite. Ma che video era? Conoscendo te della velocità con cui fai. Meno 500. Bravo. Chi ha detto 500 del primo? Pari o dispari? No, però. Botta secca? Botta secca. Pari. Dispari. Allora, siamo arrivati alla 14ª domanda. Alla fine ne mancano 6, 7 compresa questa. Questa domanda teoricamente non è difficilissima, però potrebbe essere trabocchetto come alcune. Loro intanto si minacciano di morte. Attenzione, tensione nello spogliatoio. Si taglia con un grissino. Adesso vi chiedo: Riomare. Chi ho conosciuto nel contesto di YouTube a giugno 2015? Me. L'auricchio.
No. Prenotati. Cazzo, non mi ricordo come si chiama. Come no? Non mi ricordo come si chiama. No. Vuoto totale, attenzione. È stata una conoscenza importante per il mio canale, non a caso. Molto importante. Cazzo. Quella che poi ti ha fatto entrare nell'auricchio? No. Un anno dopo. Andrea Baglio. Giugno 2015, poi abbiamo registrato quel video che è uscito un anno dopo praticamente. 8-6, attenzione, perché comunque è tutto aperto. 15esima domanda. Qual è la materia o le materie che ho preso più volte come debito d'estate? Scienza e matematica. No, una l'hai presa ma non ti dirò qual è. Scienze. No, matematica. Matematica e latino. Sì, giusto. Io mi sono preso una data. Abbiamo analizzato matematica, che è la materia che ho odiato di più assieme a scienza. Abbiamo analizzato latino, che vabbè, l'ho preso per vari motivi. Ma adesso, qual è la mia materia preferita? Filosofia. Sì. La sapeva, però non ha fatto in tempo. Carpe diem, la prima. E quindi non c'entra Carpe diem, perché questa è la più veloce. Otto pari. Allora, perché ha preso matematica. Questa ragazzi, questa dovete stare concentrati e lesti nel rispondere. Qual è il mio obiettivo nella vita? Diventare telecronista per... Aspetta, ti dico pure per chi è. Vai. Sky. Sì. Mi dispiace, cioè, se c'è l'orecchio lento da sto lato, però cioè, secondo me c'è un po' un cerume all'orecchio destro. Ma non è vero, io ho sentito perché tu magari puoi anche orgasmare, però batti le mani in ritardo. Qual è il mio telecronista preferito? NASA, però. Sì, la so. Vai. Voi già avete capito perché mi ci paragonate molto nei commenti. Oddio, l'ho letto un botto di volte. Non ho capito. È quello di Sky, tra parentesi. Esatto. No! No, vi giuro che l'ho sulla punta della lingua. Stefano Nava. È la Madonna, non è lui, è un Bergomi. No. Stefano Nava è un Bergomi. Ah, è un Bergomi. Allora, voglio evitare che si arrivi a oltranza proprio a un'ora di registrazione. Vi dico come si chiama di nome. Riccardo. Comunque, attenzione, perché... Trevisani! Sì! 9 pari, ultime due domande, signori. Ho in vittoria in pareggio. O su sconfitta. Signori, allora... Vabbè, questa la sai tutti e due, forse un po' più Ale. Te non puoi fare le domande partendo un po' più Ale. Vabbè, c'erano domande che un po' sapevi più te. Vai. Qual è la mia serie TV preferita? Romanzo criminale. Sì, è vero. No, brava Carlotta. Arriva da prima, Ale, sono imparziale. Sì. Attenzione all'ultima domanda. Qual è la mia serie TV preferita straniera? Non ho mia idea, però aspetta, ora penso. Cazzo! Lost. No. Non è Lost. Cazzo! Perché non mi viene? Non ce l'ho, mi viene. Narcos. Quindi è pareggio, signori... devi dire con l'ultima domanda. Mo c'è stato 20 minuti. Golden goal, attenzione, ci penso al volo. Voi vedete tutto tra 3, 2, 1, che poi ho fatto 1, 2, 3, vai. Signori, è passata un'ora. Ho deciso la domanda. Torniamo a parlare di YouTube. Per questa domanda bonus, lui è distrutto. Qual è stato il primo Romix che ho affrontato da famoso, diciamo conosciuto, insomma ero qualcuno? Allora, quello più serio è stato ottobre 2016, il primo dopo l'auricchio. Tra l'altro, bro, ti vedo che stai già col costume sotto la maglietta, quindi stai comunque una crema. Vai, bro, il tuo momento è arrivato. È il momento in cui gli uomini diventano uomini e le bambine diventano grandi. Bella le faccia. Le bambine diventano uomini. 10, 9, 8. Ale! Che cos'è un delfino? Ha ripescato la tua mutanda. Oh, bro, hai vinto. Ho vinto! Sì. La mutanda! Tu sei una merda, cioè.